Ciao ragazzi, buongiorno e ben ritrovati di nuovo qua in un nuovo video sul mio canale. Oggi voglio realizzare insieme a voi un impasto classico per pizza tonda al piatto, un impasto però che definirei abbastanza particolare, ok? Abbastanza particolare più che altro per le sue tempistiche di lavorazione che intendo estremizzare al massimo. Mi spiego meglio, nelle ultime settimane, come tutti voi saprete, è diventato famoso un reportage fatto da una nota azienda televisiva italiana in merito al mondo pizza, ok? Quindi alla produzione di pizza in Italia, di insomma varie sfaccettature all'interno delle pizzerie, eccetera, eccetera, e si è focalizzato a un certo punto del reportage molto l'attenzione alle tempistiche di lievitazione degli impasti. Dal mio punto di vista si sono etichettati un pochettino gli impasti a breve maturazione come degli impasti assolutamente da non fare, ok? Quindi degli impasti che peccano un po' di qualità, degli impasti che spesso poi risultano indigeribili. A quanto pare non si può fare a meno di utilizzare questo termine. Insomma, adesso non volendoci focalizzare molto sulla questione digeribilità, che ci siamo passati penso un migliaio di volte, diciamo che si è dato molta importanza ai tempi di lievitazione per quanto riguarda la bontà e la digeribilità del prodotto finito. Allora, io con questo video voglio dimostrare che non c'è nessuna correlazione tra tempistiche di lievitazione e barra maturazione, ok? Perché parecchie persone appassionati, ma anche pizzaioli, sono ancora convinti che la lievitazione sia una cosa e la maturazione ne sia un'altra. In realtà, come ho più volte specificato, come ho più volte chiarito con alcuni miei follower, ma anche con alcuni amici, la maturazione e la lievitazione sono due facce della stessa medaglia. Alcuni processi chimici che riguardano ad esempio la maturazione degli impasti partono già dal momento in cui avviene anche la stessa lievitazione degli impasti e viceversa, quindi sono in pratica due processi biochimici che camminano a braccetto praticamente e l'uno non esclude l'altro, quindi possiamo parlare secondo me grosso modo di lievitazione e riferirci anche alla maturazione e viceversa. Non volendoci perdere adesso in questi meandri filosofici, diciamo che la maturazione, o meglio le tempistiche che noi diamo agli impasti per poter maturare barra lievitare, sono utili ai fini del risultato finale e il risultato finale ovviamente va correlato al prodotto che si sta facendo, ok? Mi spiego, se vogliamo fare una pizza tonda al piatto abbiamo bisogno di una consistente maglia glutinica di un certo tipo, di una certa idratazione, di una certa, di un certo rapporto tra tenacità ed estensibilità. Abbiamo bisogno che il nostro impasto maturi tot tempo e in tot volume prima di poter pezzare il nostro impasto e di procedere alla seconda lievitazione, chiamata a pretto. In altri prodotti da forno, quali ad esempio pala romana, teglia romana, eccetera, eccetera, questi processi sono ancora di più amplificati, tra virgolette, non volendo entrare molto nello specifico, altrimenti facciamo una intro bestiale. Poi ci sono altri prodotti che addirittura la lievitazione non è per nulla menzionata, ok? Quindi gli impasti dal momento della loro realizzazione passano direttamente alla fase di cottura e di consumo. E qui potremmo fare degli esempi infiniti. Qualche esempio che nessuno fa, ad esempio, è la pasta, ok? Quindi la famosa pasta con grano duro, ad esempio, quello è un impasto che non lievita, ragazzi. Quindi quello è un impasto che praticamente dopo la sua realizzazione subisce una piccola fase di riposo e poi va, insomma, potrebbe andare direttamente, teoricamente, già a cottura in acqua bollente e a consumo. Quindi, volendo adesso semplificare al massimo, io farò un video pratico dove vi dimostrerò quello che vi ho appena detto. Ovviamente estremizzerò al massimo questo concetto proprio per farvelo vedere in maniera quanto più evidente possibile, ma questi sono processi che, volendo applicare una regola molto facile, volendo realizzarli in maniera abbastanza semplice e senza nessuna complicazione, sono processi che tranquillamente si possono realizzare dalle 6 alle 12 ore. Io oggi realizzerò un impasto per pizza tonda al piatto
in meno di 2 ore, ok? Quindi voglio fare questa prova estrema che non consiglio ovviamente a chi vuole fare pizza tonda simil napoletana, ma è volto proprio a, ecco, discolpare i processi brevi che vengono spesso etichettati come processi nocivi addirittura alla salute e che possono poi produrre delle pizze indigeste, tra virgolette. Bando alle ciance, perché già abbiamo fatto una intro bestiale, andiamo a impastare. Allora, io direi di dare il via al nostro processo partendo da un'autolisi più o meno di 20 minuti e mezz'ora, ok? Quindi un'autolisi breve, tra virgolette, come piace a me definirla, al 60% di idratazione. Quindi nella fattispecie cosa faremo? Intanto ho inserito nell'impastatrice 1 kg di farina Polselli classica, quindi W260, una farina molto molto equilibrata, di media forza. 60% di idratazione, come vi dicevo, per l'autolisi, quindi 600 grammi d'acqua che ho già pesato. 3-4 minuti di impastamento, ci prepariamo la nostra autolisi che ci servirà, ci darà una grossa mano per estremizzare il nostro processo. Del perché, più considerazioni tecniche varie le faremo come sempre a fine video, d'accordo? Per adesso diciamo che ci atteniamo alla procedura, vi spiego cosa faccio, poi a fine video analizzeremo il perché e il come mai, d'accordo? Siamo pronti, allora la macchina è partita, attendiamo il compimento del nostro impasto autolitico, vi faccio vedere la consistenza che ne deve risultare a fine impastamento per chi avesse ancora dei dubbi, ovviamente sull'autolisi. Autolisi che lo ricordiamo non è altro che un preimpasto solido che nasce dall'unione dalla sola acqua e farina, ok? In idratazioni più o meno variabili, ok? Io in questo caso ho deciso un'autolisi al 60% di idratazione. L'autolisi senza fermentare manda comunque avanti alcuni processi enzimatici presenti comunque all'interno del nostro impasto e favorisce la, diciamo così, lo sapete tutti, un po' l'estensibilità dei futuri panetti, ok? Quindi ci dà una grossa mano in quanto estensibilità, cosa che a noi in questo momento fa davvero molto molto piacere. Eccoci qua, quindi questa è la nostra autolisi, come vedete. Tutta la farina è stata assorbita, non c'è nulla, nessun residuo a fondo macchina. Eccoci qua, quindi abbiamo unito, ricapitolando, acqua e farina al 60% di idratazione, Polselli classica W260, l'impasto o la consistenza che ne deve risultare è questa, quindi come vedete maglia glutinica formata molto poco, ok? Quindi ci siamo già concessi soltanto un impastamento rapido di acqua e farina, 4-5 minuti di impastamento. Questa è la consistenza finale, quindi adesso noi non facciamo altro che attendere 20 minuti barra mezz'ora. La nostra autolisi inizierà ad autoformare il proprio glutine, manderà avanti alcuni processi enzimatici di base e nel frattempo ce la troveremo pronta per la fase successiva, ovvero l'impastamento. Fase successiva che ho pensato di concludere al 75% di idratazione, quindi tirando un po' per le orecchie la mia Polselli classica, che è una farina non tanto adatta a quelle idratazioni, ma come ben avrete intuito, un impasto del genere abbastanza estremizzato ha bisogno di un'idratazione abbastanza estrema, ok? Quindi va un pochettino tirato per le orecchie, sempre per una questione di estensibilità dei panetti, d'accordo? Quindi dobbiamo un po' controbilanciare questo processo molto molto rapido, ok? Ci aiuteremo con l'autolisi, ci aiuteremo con un'idratazione abbastanza spinta in questo caso. E ci aiuteremo anche con altri piccoli accorgimenti che adesso vedremo. Qua abbiamo 20 grammi di sale in questo caso per ogni chilo di farina, quindi ci siamo scelti una percentuale del 2%, contrariamente alle altre volte che, come sapete bene, viaggio intorno al 2,5% di sale su ogni chilogrammo di farina.
Questo è l'altro piccolo accorgimento di cui parlavo poco fa. Ok, quindi abbiamo abbassato ulteriormente la nostra percentuale di sale per favorire ulteriormente un glutine più tenero, ok, quindi meno stringente, ok, un glutine più tendente all'estensibile che al tenace, anche con questi piccoli gesti. Ok, quindi tutto concorre alla riuscita del nostro risultato finale. Dobbiamo concentrare al massimo le energie. In questo caso qua io credo che 5 grammi di sale possano ulteriormente fare la differenza e aiutarci alla buona riuscita dell'impasto finito, ok? Quindi panetti che tenderanno sicuramente al tenace, noi cerchiamo in tutte le maniere, in tutti i modi di controbilanciare questa loro naturale tendenza, d'accordo? Nel frattempo ho anche impellicolato la mia autolisi, che si farà giusto una ventina di minuti di frigo. La ragione è molto semplice: ovviamente non stiamo in estate, non c'è alcun bisogno per quanto riguarda le temperature di fare questo. Io ripongo un attimino la mia autolisi in frigo perché già so che il mio sarà un impasto nell'impastatrice abbastanza lunghino, che quindi io dovrò cercare di idratare più del necessario la mia farina, che come ben so e come ben avrete intuito anche voi è una farina che non beve molta acqua, ok? Quindi andando oltre il 70% di idratazione potrei sicuramente avere delle difficoltà, quindi mi aiuto con tantino di freddo, ok? Cerco di partire un pochettino più freddo e dopo un quarto d'ora, 20 minuti di impastamento giungere comunque a una temperatura accettabile. Temperatura accettabile, che in questo caso qua non vuol dire temperatura glaciale, ok? Perché comunque a noi serve una temperatura in questo caso compresa più o meno tra i 24 e i 26 gradi, che favorisca una rapida fermentazione dei nostri futuri panetti, ok? Ci becchiamo tra 20 minuti, ragazzi. I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain should last. If you can move on past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast,
tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.